Tutti guardare le montagne ben riconoscibili dalla valle dove io mi trovo tuttora, passata dalla stazione di Dubino, Pian di Spagna, mi sto incamminando in treno, si può dire. Ecco la parte lacustra del lago di Novatemezzola, la prima fermata infatti è Vercea. Guardate che bello oggi, è il colore dell'acqua, e devo dire quella montagna prettamente che ho di fronte a me, che ogni tanto io la rivedo facendo questo percorso della linea Colico-Chiavenna, mi dà un aspetto particolare, dopo ve lo segnalo. E intanto guardate il ponte e il lago di Vercea, Novatemezzola, stupendo oggi, poi c'è una piccola galleria e poi dopo il tunnel di luce scura, che sono in treno da solo, arrivo esattamente alla fermata di Vercea, sì, Vercea che l'ho scoperta pochi anni fa tramite le conoscenze che ho avuto in questo paese. Guardate, oggi non vive tanto in simbiosi con il cielo e il lago. Il cielo ha un colore e il lago un altro colore, diciamo un colore verde, come gli alberi, rispecchia in sé un senso autunnale, dove questo connubio con il cielo non è bene identificato, ma identifica in sé il colore sottostante di un'acqua verde, verde grigia, dove le montagne accanto lo fanno da corona, come quella montagna di fronte che oggi è denominata il panettone della Val Chiavenna, non il pandoro, meglio dire, perché si può tagliarlo dall'alto in due parti. Ecco il pandoro, che sono arrivato alla fermata di Vercea e noto ancora questo lago dove mi sussurra in me un piacere di vedere la parte naturalistica. Eccola, là è un altro paese di fronte a Vercea. Oggi c'è un po' di vento, ma si sta benissimo. Viaggiare in treno è la stagione prediletta per essere un girovago e un viandante di un treno. Ah, c'è uno scricchiolio, niente di male. Guardate la montagna e guardate il lago ventilato, che dà un senso di potere, di elevazione, più su il vento che mi porta a capire, a volare i pensieri più in fretta. Aldo da Vercea.